tornare. recente, riguardo alla storia recente, sembrerebbe che sia ancora tirato per la querela di Berardi, che in pratica aveva chiuso. Stai attento, a stai attento. Allora, su Berardi, mi tocchi sul personale perché ci parlammo di Berardi, ti dico, non eravamo nemmeno in sede perché lui era sotto contratto ancora con l'Udinese. Quindi, capite di quando sto parlando? Del suo arrivo a Firenze. Eravamo in una struttura alberghiera molto bella al Piazzale Michelangelo e il procuratore di Berardi gli propose Berardi, quindi più giovane di quasi 3 anni e mezzo, a 30 milioni pagabili in 5 anni. 30 milioni pagabili in 5 anni, si parla di 3 anni e mezzo fa. La risposta fu che avevano altri obiettivi. Poi vi ricordate che arrivarono? Sì. Arrivò l'operazione Ribéry, perché per me fu un'operazione Boateng, intelligente. Liro l'ha Boateng, appeso. bravo Flavio, Boateng, bravo. Quindi non si prese Berardi perché anche lì ci mise del suo anche Montella. Ecco. Se devo riconoscere un limite a Pradè, asseconda troppo i capricci degli allenatori. L'ha fatto con Paolo Sosa quel famoso gennaio, ve lo ricordate quando arrivò Sì. Benauran? Lì Alessandro sono Rolfi. state date colpe alla proprietà, ma lo sapete che la proprietà diede carta bianca a Pradè e Sosa in quel mercato di gennaio? Diede veramente carta bianca. E vi posso garantire, perché lo faccio di mestiere, quel mese di gennaio furono proposto un numero infinito di difensori centrali importanti. Io portai il nome di Álvaro Arbeloa, che a quei tempi giocava nel Real Madrid, non so Come se ve lo no? ricordate. Certo. La voglia. Sapeva fare sia il centrale che il terzino sinistro. Veniva volentieri a Firenze per 1 anno e mezzo di contratto a delle cifre molto ragionevoli, ma decideva Paolo Sosa perché era primo in classifica. C'è Ah, quindi tante voleva ancora cose. investire? Scusa Costantino, quindi voleva ancora Prego. investire la società in quel mese? Quel gennaio sì, Perché però si ascoltami, racconta di messaggi, no. Perché si Amerigo, i racconta di messaggi no. che sono Della storia usciti sono stati di negativi. Rog Ma che tanto. secondo te Benaulan chi l'avrebbe mai avallato? Tra l'altro arrivò che aveva già dei problemi. Paolo Sosa, sapendo di aver fatto la cagata, passatemi il termine, voleva accelerare i tempi di recupero di Benaulan. Gli faceva fare tipo il sentiero di guerra tutte le mattine. Questo dice, io rischio di rimanere su una sedia a rotelle, smetto di allenarmi. Benalana ha festeggiato lo scudetto dell'Ester con i jeans, se vi ricordate bene, la Sì, maglietta me lo ricordo dell'Ester. bene. E cioè, a volte abbiamo preso delle fittonate perché la comunicazione è stata sbagliata. Come io rimprovero, e mi piace l'atteggiamento della curva, quando ci schieriamo troppo, io allora vi faccio una domanda, siamo in sei, toglietemi. Ditemi ora l'impatto uno o due nomi di due direttori generali della Serie A italiana. Vediamo se li sapete. Direttori Vai Priscilla, che generali. sennò poi ci ti perdiamo. Direttori generali, non è una domanda fatta a caso, eh. Ma Vediamo se mi dite due nomi. Due, credo uno. Marotta, se non mi ricordo male, è Amministratore delegato. ah già, amministratore Arriva delegato. Sì. bene. Amministratore delegato. Arriva Arriva bene, bene, è amministratore dimesso, delegato. dimesso, dimesso. Dimesso, tra l'altro. Lo vedete che stiamo facendo fatica a No, trovare un si fa direttore fatica, sì. generale? E forse Galliani a Ma Monza? avete mai No, fatto. amministratore delegato anche lì. Bravo, È Gio Barone. amministratore delegato. Gio Barone, vabbè, Ma certo. voi avete, ma avete mai visto, come in Inghilterra, se io ora vi chiedessi su 20 squadre della Premier, uno o due nomi di presidenti, vediamo se me li sapete dire, a parte Abramovic che non c'è più, che era il più noto, Poi sono ma tutti voi li fondi, che sapete? vuoi mi Nome di ricordi? società, nome di Bravo, tutti società, fondi. fondi. Bravo, bravo. Questa è la cosa che ci deve far riflettere a noi tifosi. Cioè io i cori per un direttore generale non li ho mai visti fare. Qualche giorno fa mi sono lamentato col capo ufficio stampa della Fiorentina perché c'era una telecamera dedicata al direttore generale quando scende dai pullman, quando sale gli scalini. Guardatevi a vedere i profili social della Fiorentina. Lui che va sotto la curva, però stranamente tolgono l'audio in quel caso. Tolgono l'audio quando va sotto Ma la non curva. sta andando più, Costantino. Io allo stadio Lo ci so. vado Si ormai in può casa dire in che trasferta e la tendenza è sono cambiata. troppo cattivo, ditemelo, Priscilla, ti prego, di No, qualcosa. no, Sono no, però troppo io per esempio, severo? Gio Barone, No, no, anzi, se no di solito picchiano dopo... me quando critico tutto e tutti. Rimani, No, dopo rimani, le rimani. partite, Gio Fatemi sentire, Priscilla. Barone va sempre a salutare i tifosi fuori dalla tribuna, cioè va sempre a abbracciare tutti. Certo, Sta tipo lì certo. 20-25 minuti a Sì, però parlare aspetta, con Prisci, c'è differenza tra i tifosi della tribuna e i tifosi della amico radio. mio. No, no, ma Quelli io non sono i tifosi della tribuna, cioè ci sono le che transenne, passano. cioè No, il però tifo è quello il non tifo ricorda. mondiale.
sono due il primo anno però è venuto la testa della curva, eh? Il primo certo, anno col bandierone, col bandierone sì, sì, sulla torre di maratona. Ve lo faccio vedere. Priscilla, a me i bagni di folla mi vanno bene. A me vanno bene perché sono belli i bagni di folla, sì, quando sì, ti lo incontri per strada, ti fai il selfie, lo saluti. Non mi piace quando uno stenta tutta questa questo atteggiamento. Che senso andare sotto la curva prima della partita a salutare i tifosi in trasferta, piuttosto che una telecamera che ti riprende quando sali gli scalini dello spogliatoio o quando scendi dai pullman o quando fai cross a Moena a piedi scalzi in tuta sotto gli occhi di voi giornalisti e sotto le luci della ribalta. Guarda, io sono stato presidente ad Ascoli, un'esperienza molto tosta ma molto affascinante e bella. Ti posso garantire che anch'io mi divertivo al centro sportivo perché ho giocato a pallone, a provare a tirare in porta, calciavo i rigori, ma quando andavano via i giornalisti e non c'era ne mezzo tifoso. A porte chiuse. Perché un era un momento intimo. Che poi a Ascoli, se vogliamo, per certi versi, Costantino, è anche equiparabile a Firenze, no? come ambiente, come sì, clima, esatto. La passione sì, esatto. C'è tante radio anche lì, c'è tanti siti, c'è tanta passione, anche se la dimensione ovviamente è più piccola. Chiaro. Le fai quelle cose, ma voi avete mai visto Marotta fare cross durante un allenamento? Domando. Lo a piedi scalzi? Ragazzi, a piedi scalzi, tra l'altro. Costantino, io penso che questa popolarità loro se la godono perché non ce l'avevano nemmeno negli Stati Uniti, quindi qua se la godono a 2000. Il calcio, bravo Amerigo, il calcio è una brutta bestia, è come una bella donna, come nel caso della Priscilla, che ti fa perdere il capo. Ti fa perdere il capo in casa. In Italia poi. La notorietà, il potere. Il potere. Io da piccolo presidente dell'Ascoli Calcio mi si erano aperti tutti i salotti romani. Ho conosciuto ministri, sottosegretari. Certo. Perché poi c'è anche un discorso politico-partitico dietro, certo, ricerca di voti e tanti vantaggi. Consenso. Quindi, più che altro. C'è Costantino, però mi fai un altro grandissimo anno. Ecco, giocavo difensore centrale, non quello moderno. Io spazzavo. È diventato Biraghi, no, ma come? No. Se no andavano sulle finestre, le palle andavano dalla finestra. Esatto. Ma devi sapere, Costantino, ora, non so se avrai seguito, ma Flavio, quando prende, mi hai fatto un assist e te devi immaginare Gigrobo con una alabarda spaziale, pronto a fare un danno inenarrabile. Quindi preparati, perché insomma... Vai. Fin quanto durerà questo giochino? Eccola. Io da quelle che sono le mie informazioni, il club è stato messo in vendita dal mese di marzo praticamente, ha delle cifre importanti. Presidente, purtroppo, ecco, questo siamo su 400 milioni? La cifra richiesta, penso la cifra iniziale sarà sicuramente quella, ma è difficile da realizzare. E da quello che ho capito io, lui non stando bene di salute, la cosa mi dispiace. E tra l'altro mi accomuna a lui anche questa cosa, perché io ho 2 anni che anch'io sto purtroppo affrontando una questione non piacevole a livello di salute. Però ecco, a me, sapete qual è la differenza fra me e lui? A me mi ricarica, ecco, stare qui con voi stasera, per esempio, andare e ti ringraziamo per questo. Ma è vero, mi dà adrenalina, cioè quando magari qualche ragazzo, qualche tifoso mi riconosce sull'autobus o quando cammino per la città e mi chiede informazioni e mi ringrazia magari per le trasmissioni di cui sono ospite, come tu sai bene, Gabriele. No. Quindi mi piace anche divertirmi, sdrammatizzare sul calcio, perché uso sempre dei toni, cerco di argomentare quello che dico anche dando delle soluzioni, ma mi piace sdrammatizzare perché il calcio, ricordatevelo sempre, è la cosa più importante, grazie Machiavelli, è la cosa più importante delle meno importanti. Quindi bisogna sempre parlarne col sorriso, bisogna divertirsi, bisogna tifare, simpatizzare. Io andavo in trasferta, ho avuto la testa del CAV, sono stato diffidato a Torino con la Juve, la prima di Baggio in maglia bianconera. Grande, grande. Delle Alpi, ci hanno portato in questura con tanti amici, Buzzecoli e tanta roba. Senti, quindi potrei raccontarvene 2000 di aneddoti. Però devi sempre argomentare quello che dici. Ecco, a me, a differenza di Rocco, io a Rocco gli avrei consigliato di godersi di più la città ora che è stato qui, perché ti aiuta a affrontare anche certi problemi magari che ti sorprendono. Io 2 anni fa non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere, e non più tardi di qualche giorno fa dovrò affrontare l'ottavo intervento in 2 anni, insomma, non sembrerebbe. A ci facciamo però un grandissimo grazie, ma quello guarda, a parentesi della nostra piacevolissima chiacchierata. E quindi mi dà adrenalina e quant'altro. Quindi questa è la sintesi, diciamo. Cioè, io ho paura che il loro percorso calcistico, se non cambiano qualcosa in modo radicale,
sia terminato, sia destinato a finire, ecco, sia destinato a esaurirsi. E ve lo dico con un retrogusto amaro, perché io non so quanti di voi, io i primi sei mesi ci ho creduto a loro. No, io anche il primo anno e mezzo. Mannaggia, no, io i primi sei mesi dopo una riunione in sede ho preso già le misure, Flavio, perdona. Ecco, però ti dico... No, ma perché questo? Ti dico fino a quando? Febbraio 2020. Doveva ancora scoppiare il Covid. Quindi fate due calcoli. Sono arrivati nel giugno 2019. Io fino a metà febbraio del 2020, prima di San Valentino, ci credevo. Ho detto, vai, il metodo americano, la loro apertura, i rapporti con i media bellissimi, poi vi devo aprire anche una parentesi sui media, rapporti con la città, le istituzioni, mi piacevano, mancavano un po' di stile, ma mi piacevano. Ho detto, vai, piano piano strutturano l'azienda e ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Da febbraio 2020 in poi, dopo la famosa intervista di Rocco Commisso dalla terrazza dell'hotel Excelsior, dove tirò fuori la pietra dalla tasca, da lì sono venuti fuori quelli che mi avevano raccontato che fossero in America. Guerra fondai, polemici, permalosi, rosiconi, tutto quello. Metteteci tutti gli aggettivi che volete. E poi, Costantino, scusami se mi inserisco, il metodo americano, almeno anche tu che hai lavorato in diversi contesti, io ho lavorato nelle mie esperienze fuori Italia con gli americani, e il loro metodo, cioè nel loro metodo ci stai bene se ci sei cresciuto, ma loro non capiscono mai, gli americani, che devono studiare quando sono ospiti, diciamo, in altri paesi, in altri contesti, che devono prima ascoltare e poi intervenire. Tipo, io sono a Berlino, no? Qua ora, e lavoro per una società americana, ma è temperata da manager turchi, tedeschi, francesi. E allora lì il metodo USA funziona, ma se ti arriva il metodo USA a te che sei italiano, europeo, è una cosa scioccante. Ecco. A me però ti posso fare un piccolo appunto. Aspetta Flavio, perdonami, Amerigo, tu considera che mia mamma ha amministrato per 44 anni la più importante università americana, che è Stanford University. Capite cosa voglio dire? Quindi io un po' il metodo americano lo conosco, ho lavorato e ho avuto la fortuna di collaborare per grosse multinazionali, tra cui anche multinazionali americane. Quindi so cosa vuol dire la precisione, la condivisione delle informazioni, i metodi. E qui invece no, perché questa non è più una struttura nemmeno piramidale. Come ha detto bene Gabriele, accentratrice. Cioè ci sono due persone al comando, stop, che vogliono coprire più aree. E non puoi preoccuparti della mascotte, del marketing, delle magliette, della tuta, dell'acqua, delle borracce, e poi fare anche azienda, capisci cosa ti voglio dire? Cioè il metodo americano vero è quello di dire Scugnizzo Viola cosa è bravo, cosa è capace di fare, qual è la sua storia, è bravo nel marketing, bene, Scugnizzo Viola mi fa il direttore marketing, poi riporta a me, ma autonomia nell'operare, capisci? Condivido con altri colleghi, con la squadra. Costantino, scusami, ma loro che hanno sempre importato il sistema gerarchico piramidale, no? Che è anche un po' molto medievale come sistema, se noi adesso dovessimo paragonare questo sistema gerarchico piramidale alla Fiorentina, potremmo dire tranquillamente che sulla punta di questa piramide ci sia solo Commisso ed il suo riflesso italiano che è Gio Barone, o forse c'è solo Gio Barone alla punta, che magari, sai qual è la mia impressione, ora parlo di impressione, che Gio Barone sì, è il deus ex machina di questa proprietà, e riporta a Commisso anche informazioni non sempre che corrispondono al vero. Soprattutto quando viene America. È un po' il comunicato della Fiesole post cessione. Bravo Flavio, vedi, sei attento osservatore. Però l'ammarico mio è che quando Rocco viene qua, invece di viversela l'azienda, si preoccupa solo del cantiere. Capite cosa voglio dire? Cioè, mi sembra il classico meridionale che ha fatto fortuna all'estero, torna nel mio Salento e si fa la casa bella per farla vedere a tutti i parenti del paesiello. Il fast nel vero senso della parola, no? Gioia Pellecchia. Bravo, però il fast, Gabriele, se non lo fai con le persone giuste, fai danni. E lì è un bagno di sangue a Bagnaripoli. Quattro ristoranti, a cosa ti servono a Bagnaripoli? Quella dovrà essere una macchina che dovrà produrre soldi. Non è un training center. Non so se capite la sottile differenza. O meglio, non è solo un training center, ma davvero diventerà un parco giochi. Perché deve fatturare costerà 10 milioni l'anno, Flavio. Bravo. E ci vorrà tanto personale. Sì, l'abbiamo parlato la volta scorsa di questo. Però ecco, per fare un inciso su Ame, anche a Roma ci sono gli americani,
ma la gestione è completamente diversa. Non è una diversissima. Fermo, me dico, siccome ci lavoro con loro, Cenzo Vergine, ora al settore giovanile, loro sai cosa hanno fatto? Sono arrivati un anno dopo di Rocco, hanno detto: chi è il più bravo direttore generale che c'è oggi in Europa? Tiago esatto. Pinto dal Benfica. Chi è l'allenatore, che è un po' l'operazione che facemmo noi con Gattuso, chi è l'allenatore oggi che mi dà la credibilità nel sistema calcio che io non ho? José Mourinho. C'è una sostanziale differenza. Mi permettevo di dire questo. Prego. No, mi permettevo di dire questo, scusami. No, mi permettevo di dire questa differenza. Ecco perché ti dico, non dobbiamo generalizzare. Non dobbiamo generalizzare. Hanno vinto una conferenza. Roma con America Marica, il modus operandi è completamente non li opposto. Senti mai parlare esattamente, questo volevo dire, non sai nemmeno come sono fatti, ma forse perché non sono italoamericani, può essere, ma io guarda sull'italoamericano ero contento, Scugnizzo, perché c'è la passione nostra, sì. No, io magari due modi diversi, appassionato. Stili, si chiamano stili, ve l'ho detto all'inizio puntata. Guarda, Costantino, ci hai fatto un altro grandissimo assist e poi ti giro una domanda di chi ci segue. Sì, bene, hai parlato di Gattuso. Che cosa è successo con Gattuso? Sai che lo sapete, lo sapete. Ma la calabrese poi. Ma sai, a lui gli era stato proposto. Allora, Gattuso ci doveva mettere il fondoschiena qui a Firenze, doveva rilanciare un club che non aveva credibilità, che era già sulla bocca di tanti addetti lavori per le loro incapacità. Che aveva chiesto di partire per Moena con almeno 1-2 titolari che trasmettessero il suo know-how al resto del gruppo, per rilanciare il gruppo. Sai, quando ti viene detto te parti a Moena con chi diciamo noi, parti con la Primavera, lui ha detto la faccia è mia, il culo è mio, è stato un piacere, abbiamo scherzato, grazie, arrivederci. Lo dimostra il patto di riservatezza, il fatto che nessuno... Ma poi, ecco la cosa che mi fa rabbia, a differenza del vero metodo americano, dove la stampa in America è veramente tremenda e micidiale, qui non ci viene mai dato una spiegazione, un report medico che sia un report medico giusto, una spiegazione del caso Gori che non è andato ad Ascoli ma è andato alla regina quando il presidente dell'Ascoli ti ha pubblicamente infamato e te non hai smentito perché non aveva fatto giocare il figliolo di Barone, non gli ha dato un calciatore. Per raccontarvi qualche aneddoto di questi 3 anni e mezzo, ve ne potrei raccontare un'infinità di strafalcioni, sia comunicativi che gestionali. Tipo il capo scout di Sicilia? Lascia perdere, non mi, capire, non mi fa parlare, che sennò guarda, anche questo arroccamento nella comunicazione di italiano. Oh, allora, cioè, vedi come l'ha data a me l'assist. Eccolo là. Allora, italiano, prego. Intanto è un allenatore che si sta facendo, non sa comunicare, secondo me è un bravissimo, un bravo tecnico, ma l'anno scorso ha fatto tante cose che ci hanno fatto discutere, se vi ricordate bene, nelle varie trasmissioni, nei vari salotti, tante scelte anche l'anno scorso furono discutibili, però è stato intelligente perché ha creato una bolla l'anno scorso, una campana di vetro, ha isolato il gruppo squadra dalle criticità che lo circondavano e ha rilanciato anche giocatori che insomma avevano reso molto al di sotto delle loro possibilità e ha fatto ricalare questo. Quest'anno tu, società organizzata, lo dovevi sostenere, dargli almeno 2 titolari forti per metterlo poi in croce eventualmente. Se non andava bene non ottenevi risultati, non glieli hai dati. Vengo alla comunicazione, parentesi importante. Molti di voi magari sognano di diventare giornalisti. Diventare giornalisti vuol dire studiare tanto, fare tanti sacrifici, accettare a volte delle paghe da fame quando te le danno, e si chiama deontologia professionale, dignità professionale, libertà di parola, cosa che non avviene a Firenze. A Firenze, signori miei, nessuno della stampa ha mai attaccato aspramente, come si chiama, Rocco Commisso e Gio Barone. Gli unici 2-3 personaggi che hanno attaccato aspramente Barone, offendendolo anche sul personale, sono quelli che gli hanno fatto l'intervista su Sport Italia qualche mese fa. Non so se mi seguite. Assolutamente sì. Non il direttore nulla. Di quella... Saltata la connessione a Costa. Vediamo se... No. Sul meglio. Censurato? È saltato tutto? Ecco Costa. Ti risentiamo ora, dovresti anche tra un po'... Ci senti? Ci vediamo bloccato. Prova magari a entrare e uscire.
Ah, ci hanno censurato, vedi, stavo andando troppo forte. sono interferenze Mediacom. Ecco, ha detto libertà di parola, finito. Costantino, alla Fiorentina ci osservano, Ma assolutamente, loro leggono, loro vedono tutto, Questo è vero. A me mi hanno rigirato WhatsApp, screenshot di post fatti miei sulle mie pagine Facebook. State sereni. Quindi no, non vi dico, ecco. Ma è bene, perché è costruttiva la nostra chiacchierata. Certo. Cioè, Tantino, però aspetta, come la tana del lupo. Dopo un attimo. Vai ospite da Gabriele Calderone a Toscana TV. Costa, non ti vediamo più. Devo entrare a uscire? Sì, no, perché ti sei praticamente frizzato. Esatto. Okay, sì. Ora vediamo appena. Forse va meglio. Fa morire. Sì, grande, bella. Quando sono quei personaggi veri, sono così. È libero, stiamo parlando di un uomo di calcio, perché non solo c'è il direttore sportivo, ecco. Ci siete? Tanti ruoli. Adesso quindi, sì. Per conchiosare, no, stavi parlando di Manfredini di RTV 38. Italia 7. Non fare i girati diplomatici. Io sono per la libertà di espressione, però non ti fare strumentalizzare per mandare messaggi che poi non corrispondono al vero, come ultimamente aveva fatto in un post privato che Sottili sarebbe rientrato a fine ottobre, per dirti, o primi di novembre. Non vi sento. Ancora stanno criticando Manfredini. No, Francia, è un problema tuo. Vai, Costa, sì, lo sappiamo. Quindi, per me la deontologia, la libertà di espressione è sacrosanta. Non puoi ricattare la stampa se fanno domande scomode, non puoi ricattare la stampa se ti fa delle critiche costruttive senza offendere. Questo dico io, perché la stampa locale, credetemi ragazzi, io non ho ricordi di offese a Rocco Commisso e a Gio Barone. Sono più gli addetti ai lavori magari che criticano il loro operato. Ma la stampa locale è sempre stata intanto al servizio del club, al servizio in senso metaforico, state attenti, ma soprattutto sono molti di loro, sono tifosi, da Mario Tenerani, potremmo dire 2000 nomi, sono tifosi della Fiorentina. Non ho mai visto fare attacchi frontali come sono stati fatti invece dalla Fiorentina alle istituzioni, alla stampa, agli arbitri, a tante categorie. Cioè un domani magari si svegliano e attaccano i tabacchini, capisci? Perché vendono le sigarette, o i tassisti. Cioè loro in 3 anni e mezzo hanno attaccato chi hanno voluto, frontalmente, senza farsi tanti scrupoli, sempre senza stile, perché poi ruota tutto intorno a quella parola. Anche tifosi. Come no. Quindi che erano in 20.000 allo stadio quando sono arrivati, ragazzi. Cioè, ma di cosa parliamo? Quindi, però su questo, Costantino, mi dai... Vai, un altro grande spunto. Aiuto, mettiti è un meme. Flavio, va bene, ragazzi. Allora, perché Flavio, scusa, ti interrompo perché vi saluto. Devo andare, purtroppo. Ciao, Adolfo, mi ha fatto piacere. Alla prossima, grazie mille, Costantino. Grazie a voi, vi seguo. Ciao. Allora, Costantino, io sono a Firenze da 1 anno e mezzo. Qui proprio a Firenze, che vivo a Firenze, seguo la Fiorentina come lavoro da 7-8 anni, tifo Fiorentina da una vita. Se dico sui fiorentini quello che ha detto Commisso nell'ultima conferenza stampa, cioè che i fiorentini sono buoni solo a parlare, io domani non esco di casa. Assolutamente vero. Però vedo che c'è un credito, cioè tante persone purtroppo... Non è credito, Flavio, il tifoso la fa il tifoso, sostiene la squadra. Se fa bene batte le mani, se fa male la fischia, come è già accaduto. Il tifoso vigila che non venga depauperato o deturpato alla sua storia, però non si deve schierare il tifoso. Non so se rendo l'idea o se siete d'accordo con me. Che non capisco è perché c'è un... Non ha senso contestarli, Flavio, tanto no, c'è un credito, tanti, io vedo che oggi combinano tante da loro tifosi... Tanti tifosi, io qualche giorno fa, sempre qui live, ho detto, hanno litigato con Antonioni e il cattivo era Antonioni, con Torrere e il cattivo era Torrere, cioè il cattivo è sempre qualcun altro, la Fiorentina va male, è colpa il giornalista, cioè la colpa è sempre di qualcun altro. E cosa gli vuoi dire, Flavio? Cioè il problema è loro. No, io in questo momento... Non hai bisogno di attaccarli ulteriormente perché sono... No, io in questo momento non sto parlando della società, sto parlando perché oggi
la grande maggioranza dei tifosi della Fiorentina, queste critiche che stiamo muovendo noi in maniera legittima, non stiamo criticando in modo costruttivo, tutt'altro. No, noi stiamo guardando la realtà, e se su quattro anni la Fiorentina, per tre anni su quattro, sta andando fuori dalle prime sette, qualcosa non sta funzionando, quindi una critica è normale ci sia. Poi sui rapporti con la stampa, io sono uno di quelli che va sempre in casa in trasferta, seguo la Fiorentina come giornalista e sempre in conferenza stampa, e ti posso garantire che negli ultimi tre mesi ho potuto fare poche conferenze stampa. Se c'è una notizia, una volta un giornalista è stato, un collega è stato, tra virgolette, redarguito perché ha chiesto, scusate, ma Sottil cos'ha? E sì, detto, ti rendi conto? Perché fa questa domanda? Questa si chiama regime a casa mia, Flavio. Questo si chiama regime. Perdonami, non trovo altro termine, poi non so voi, ma è deleterio per voi, perché la vostra è una passione e va incentivata invece. Io voglio che qualcuno mi faccia domande scomode. Io quando sono in trasmissione preferisco più i messaggi scomodi che quelli, mi fa piacere anche quelli che dicono grazie, complimenti, ci divertiamo e quant'altro, ma mi piace più leggere il messaggio, quello che mi mette in difficoltà, perché mi fa riflettere, mi fa crescere, mi fa migliorare. Ma soprattutto è avvilente per la vostra categoria. C'è un ego, aspetta, c'è chi ha messo un ego? Io no, non penso di aver toccato nulla. No, non vai, vai. No, quindi, vai. Ti ripeto, il problema non siete né voi, né noi, né i tifosi, né la città, né il sistema calcio che ha tante altre problematiche, né la stampa locale. Il problema è loro personale. Hanno una concezione di fare calcio che non ha una regola, non ha una logica. Non ce l'ha nel fare la squadra, fateci caso. Non c'è un criterio nel fare la squadra, perché nel momento in cui te prendi un allenatore che è un talebano del 4-3-3, gli ha dato una squadra che è più predisposta a giocare col 4-2-3-1. Correggetemi se sbaglio. Non c'è una logica nella campagna acquisti. Ma vi dico un esempio che è eclatante della storia del calcio, e Gabriele è uno dei pochi che lo dice in TV, che sostiene la mia tesi. Io lavoro nel calcio dal 2005. E mi diverto da morire, ho la fortuna di conoscere il mondo, ho fatto anche delle operazioni importanti e ho gestito anche dei calciatori importanti. Sono appassionato di calcio da quando sono nato, sono tifoso viola praticamente da quando sono nato, simpatizzo ovviamente oggi per il Lecce e per l'Ascoli per ovvi motivi. Detto questo, lo sapete che in 150 anni di storia del calcio mondiale non si è mai visto vendere nel mese di gennaio il capocannoniere della Serie A, il capocannoniere del tuo campionato? Lascia stare a chi l'hai venduto, non ci metto nemmeno un discorso campanilistico. Qui c'è ancora gente che gli batte le mani perché è stata un'operazione fenomenale. L'hanno definita così i dirigenti della Fiorentina. Bravo. Ma nella storia del calcio, forse Preziosi si è privato del capocannoniere a gennaio. Se vogliamo aggiustare il tiro, perché io dico la stessa tua frase, Costantino, ma ci faccio una piccola postilla così è in questo, Flavio, perdonami, per farti capire l'idea di concezione di calcio che hanno loro. Sì, no, è agli antipodi. A ottobre hanno messo il cartello vendesi, a novembre hanno mandato a giro Prade e Barone a trovare il migliore referente, che c'era solo l'Arsenal, lui non voleva andare in Inghilterra, la Juventus aveva tre offerte, ne ha presentata una sola, gli ha dato 48 ore di tempo per decidere, Barone ha deciso dopo 12 ore. Capite cosa voglio dire? Sì. E basta, e si sintetizza tutta lì, non per parlare di Vlahovic, che magari non diventerà nemmeno un fenomeno, anche se gol li farà, è forte e quant'altro. È l'operazione di per sé. È il modus operandi. Oh, che ti lascia riflettere. No, anche perché poi se lo devi sostituire sperperando 18 milioni per Artur Cabral e magari ora vedremo il rendimento di altri giocatori, però insomma hai speso tanto. Cioè il problema non è tanto vendere un giocatore, è come lo sostituisci. Cioè secondo me il nodo è tutto lì. Il problema, Gabriele, è anche venderlo a gennaio. L'avessi venduto a giugno, io stavo zitto. A giugno io però precedente, dire, casomai, a quel punto. O precedente, ma anche quello successivo. Aveva ancora un altro anno di contratto. Se andavi in Europa, in Champions, acquistava di valore. Ti mettevi a sedere con i manager, col giocatore, dicevi, guardate, meno di 50 milioni, non li voglio. Avresti introitato di più dalla Champions, avresti introitato di più dall'Europa League, dal botteghino, dagli sponsor, perché se fa l'Europa League o la Champions, è normale che... Sì, prendevo meno di cartellino, non prendevo 75 milioni, ma di indotto avrei comunque raggiunto, se non quella cifra, anche superiore. Ma il gesto, non ti privi del capocannoniere, può essere il campionato danese, finlandese, austriaco,
dell'Azerbaigian. A gennaio non ti privi del capocannoniere del campionato, non della tua squadra, che già lì è un'eresia privarsi del capocannoniere della tua squadra, del campionato. Lascia stare poi per il campanilismo a chi l'hai venduto. Quello ha un valore importante, ecco, ma è relativo. Però è quello che mi ha lasciato, a me a quel punto mi ha spiazzato, detto, ma voi che metodo avete di fare calcio? Qual è la vostra intenzione di fare calcio? E per parafrasare il buon Ogni Santi, che questa è una sua notizia che ha confermato anche Alfredo, avevi in mano Julian Alvarez. Tra l'altro. Ora, proprio su questo, Costantino, sono d'accordo con te, perché quello che tu dici, noi non ci siamo mai incontrati e visti, ma io lo diciamo qui da un anno, purtroppo. Meno male. Meno per male, me dai. Il peccato originale è questo qui, ma per me ancora più grave è non aver programmato la cessione, perché io ho 28 anni e sono cresciuto con Corvino, che per me dobbiamo ricordarci cose belle ma anche cose brutte di Corvino, come perché no? Anche lui secondo me come ha sbagliato tanto nell'ultima gestione, però Corvino a me ha insegnato una roba molto importante, che anche le cessioni, ma anche l'ha fatto anche Prade, le cessioni più importanti vanno programmate. Ecco. Certo. La cessione di Vlahovic non è stata programmata, perché se tu mi programmi la cessione di Vlahovic, ma dici io però a inizio dicembre ho chiuso Alvarez, quindi ti faccio quella roba lì perché può anche essere legittima la paura. Ma Flavio, io prendo Alvarez a prescindere se venderò Vlahovic, magari Alvarez lo metto accanto a Vlahovic. Ma Vlahovic lo vendo comunque a giugno, se ho delle ambizioni sportive. Perché ci dimentichiamo poi qual è il cuore, il fulcro di tutta questa discussione. Quel rettangolo verde. A noi piace vedere la Fiorentina vincere. O arrivare almeno tra le prime sette. Guardate, non voglio dire tra le prime quattro, tra le prime sette. Giocarsela, capito? Competere comunque per degli obiettivi divertenti, prestigiosi. Arrivare magari a una finale di Coppa Italia. Arrivare in fondo in Conference o in Europa. Cioè, è quello che a me fa rabbia. A me, a prescindere, come ha detto giustamente bene Gabriele, di chi arriva, che mi interessa più chi arriva di chi parte, però sai già che a gennaio, se vendo Vlahovic, non potrò prendere Dzeko piuttosto che Dybala, piuttosto che ditemi un top player che c'è a giro nel calcio italiano. A gennaio non ti dà nessuno. Leao, bravo. A gennaio non ti dà nessuno quei giocatori lì. Tu hai fatto una cosa da anticalcio. Come facevi a programmare la vendita? La Juventus ci ha provato, è andata lì diretta, ti ha fatto gol con la cifra che ti ha richiesto, c'era la volontà del giocatore, chiaramente la piazza era gradita, quello è ovvio, e te puoi dire sempre di no. E poi questo, secondo me, ha condizionato non solo il mercato di gennaio dove Vlahovic se n'è andato, ma anche il successivo, perché sapendo che tu avevi moneta da spendere e tra virgolette un problema da risolvere, è chiaro che ti prendono tutti. Bravissimo, Gabriele. Ti prendono tutti per la gola. Ti hanno preso tutti per la gola in queste sessioni, perché hai strapagato i giocatori. Lirola 15 milioni, vi voglio ricordare. Per dire Duncan 18. Duncan altrettanto. Cioè, te hai strapagato ogni giorno, te meno di 15 milioni non ha pagato nessuno. Cocorin è quello che ha pagato meno, 5 milioni e mezzo. Igor. E stendiamo un velo pietoso. Ecco, Igor dalla spalla, giusto? Sì, chat ci chiedono, ma hanno avuto offerte per la vendita della Fiorentina? Visto che tu prima hai parlato di una Fiorentina, una società in vendita da marzo. Non mi piace dire di informazioni. Io so che magari il fondo catariota. Fondo catariota potrebbe tentare un assalto, ecco. O un altro fondo, comunque, sai, lì c'è una banca in America che opera con tutti questi investitori. Vantaggio di tanti investitori americani di investire in Italia è solo per un motivo fiscale. Perché la Goldman Sachs, giusto? Sì, hanno dei vantaggi fiscali enormi a mettere, magari avere delle aziende in Italia o delle società in Italia. Quindi, sai, o arriverà un altro americano, o probabilmente c'era questo interessamento forte di un fondo del Qatar, vediamo gli scenari, o magari ci sta anche che non vendano, per l'amor di Dio, è il giochino di Barone, gli piace, se Rocco lo sostiene, lo garantisce più che altro, perché poi il bilancio ci ha detto che siamo in autofinanziamento, perché è fatto utile per 46 milioni di euro. Cioè, è un orgoglioso e permaloso come lui, vende così, molla così. Ha problemi di salute, Scugnizzo. Quindi le motivazioni ci sarebbero per non portare avanti l'impegno, ecco. A meno che non la lasci in gestione a Gio Barone. Non so qual è il vantaggio. Non è qual è il vantaggio. O al nipote.
o al nipote che si sta avvicinando. Bravo Gabriele, vedi, mi piace che sia attento osservatore, è stato parecchio vicino a Rocco in questo periodo, sembra anche sia un ragazzo sveglio, in gamba, però c'ha sempre l'ala e c'ha sempre la presenza ingombrante di Jedi. Però stiamo parlando di un minorenne, dai, è un giovane, giovane. Sì, no, quindi però guarda che c'è il figliolo della Valle, si è opposto fino all'ultimo perché non vendesse la Fiorentina Diego, lo sapete voi o no? Questo? Perché era diventato tifoso anche lui, chiaramente lui è cresciuto, cresciuto la 17 anni di viola in casa, lui era tifoso di viola, si stava laureando, si era laureando anche quello. Costantino, io ti faccio una domanda sulla cessione della Valle, perché lì c'è un mistero e so che si arrabbiò anche molto Corvino su questo, ovvero il prezzo della Fiorentina era 250 milioni, è stata svenduta, e della Valle non disse niente a nessuno, niente. E la Valle per 100 milioni in meno, come della Valle, della Valle doveva, allora intanto per le modalità di pagamento, punto numero uno, punto numero due, era arrivato perché dopo la contestazione in via Tornabuoni, dovete sapere che il giorno dopo in azienda sono arrivati tanti fax, ma fax da Vuitton, Gucci, Prada, Ferragamo, Dolce & Gabbana e quant'altro. Sai, te fai una protesta di sabato pomeriggio nel centro di Firenze su persone che sono sempre state molto attente all'etichetta, allo stile. La via centrale Buoni, da Firenze. Le reazioni, dopo che hanno subito quest'onta, allora hanno detto, arriva, non ti venderà, non venderemo mai la Fiorentina al Tutunci o all'Alessio Sundas di turno, per capirsi, ecco. Però il primo che ci dà credibilità e soprattutto liquidità che ce la paga in tempi rapidi, la diamo. Il figlio fino all'ultimo minuto e anche tra virgolette un po' Andrea Della Valle hanno fatto resistenza, perché noi avevamo per assurdo una delle proprietà più longeve del calcio italiano, non so se lo sapete questo, di una famiglia storica importante italiana che comunque è stata pioniera in tanti aspetti del calcio italiano. L'autofinanziamento che oggi fanno tutti, l'hanno inventato i Della Valle, il fair play, cioè a livello di stile non gli si poteva dire nulla. Sì, però anche loro negli ultimi Fermati Flavio, anni... hanno sbagliato, va bene, in vendita, gli ultimi tre anni non li guardo, io guardo i 14 anni precedenti. Gli hanno sbagliato anche lì la persona. Noi abbiamo avuto tre proprietà belle, ma hanno sbagliato i bracci destri. Non so se rende l'idea. Vittorio Cecchigori, Luciano Luna, Della Valle con Gnigni e l'ultima con Misso Barone. Abbiamo un po' questa maledizione del braccio destro, non so se siete d'accordo con me.